Ciao da Avsim. Antonio Conte ha lasciato intendere di poter tornare in Italia un giorno in futuro per provare a spodestare magari il dominio di vittorie dell'Inter, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con Conte e quest'anno si avvia forse a vincere un altro scudetto con Simone Inzaghi. Conte adesso allena il Tottenham e queste dichiarazioni hanno messo un po' in subbuglio la tifoseria juventina in questi giorni tra Natale e Capodanno, perché c'è fermento, perché in realtà molti avrebbero rivoluto Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Molti lo ritengono il capitano, il condottiero, l'allenatore migliore che abbiamo avuto in questi anni e quello che potrebbe anche rilanciarci in un momento in cui la Juve è in difficoltà. Probabilmente Antonio Conte non si riferiva alla Juve quando parlava di tornare in Italia per interrompere il dominio dell'Inter, come era tornato in Italia per interrompere il dominio della Juventus, e quindi si riferiva, non so, a qualche altra squadra per il futuro, ma magari anche tra qualche anno. Quindi adesso è difficile anche cercare di capire che cosa potrà succedere. Fatto sta che questa semplice frase ha stuzzicato tantissimo i tifosi della Juventus, e allora cade proprio perfetto l'argomento di questo nuovo appuntamento con il mio podcast Leoni per Agnelli, un podcast che ho realizzato in esclusiva per i miei abbonati nel mese di settembre 2021, per spiegare come la Juve da leonessa sta diventando sempre più agnello, giocando sul fatto che Andrea Agnelli è il presidente e su quella frase pronunciata da Robert Redford nell'omonimo film Leoni per Agnelli, che mi piace tantissimo, presunta frase di un generale tedesco in guerra: non ho mai visto leoni simili guidati da agnelli simili. Il concetto è questo: è una Juve che nasce leonessa e però adesso sembra veramente un agnellino impoverito, impaurito, con tante conseguenze negative, con tante problematiche. Tra queste problematiche ci sono evidentemente anche le scelte strategiche che sono state fatte in questi anni, tra cui quelle sugli allenatori. E allora vi faccio ascoltare quello che ho detto in tre diversi episodi del mio podcast relativamente alle scelte su Antonio Conte, alle scelte su Maurizio Sarri e alle scelte su Massimiliano Allegri. Quindi andando a fare un excursus, passando anche attraverso quello che è successo tra Agnelli e Conte, allenatore dell'Inter, quindi la scorsa stagione, quei dissapori, quei battibecchi anche a distanza, con tutto, diciamo, tutta l'analisi e le riflessioni che ho potuto sviluppare secondo le mie opinioni naturalmente, ma anche sulla base dell'evoluzione dei fatti, su queste scelte da parte di Andrea Agnelli che, come ho detto più volte negli episodi che adesso, se vorrete, avrete la pazienza, andrete ad ascoltare, sono state scelte di pancia, spesso scelte da parte di Agnelli di pancia più che di testa, molto più di impeto che non di lungimiranza, con buona pace dell'Iva Head. Buon ascolto. Procediamo, andiamo avanti su Leoni per Agnelli, perché la Juventus da leone è diventata agnello e si sta indebolendo progressivamente sotto molti punti di vista, dal campo agli spalti, alle stanze della dirigenza dove si prendono le decisioni. E parliamo infatti degli spalti, passando dal campo, perché in questo episodio volevo approfondire un aspetto molto delicato che riguarda personalmente Andrea Agnelli e i suoi comportamenti, le sue scelte, le sue condotte degli ultimi tempi, prendendo spunto da quell'episodio abbastanza odioso che si è verificato a febbraio, il 9 febbraio di quest'anno 2021, durante Juventus-Inter 0-0, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ricorderete che la Juventus di Pirlo aveva battuto l'Inter a San Siro nella gara di andata per 2-1, al ritorno appunto terminò 0-0 e di conseguenza la Juve ha avuto accesso alla finale poi vinta contro l'Atalanta. Ma che cosa è successo in quella partita? Lo ricordiamo bene, ma è giusto anche rispolverarlo. Naturalmente in panchina per l'Inter c'era Antonio Conte, che ritornava per, credo, la seconda volta o la terza all'Allianz Stadium, mai con il pubblico. Non ha mai avuto il pubblico sugli spalti Antonio Conte da allenatore dell'Inter, ex allenatore della Juventus, giacché la prima partita, una delle primissime partite senza pubblico, fu proprio quella dell'8 marzo 2020, prima effettivamente del lockdown, ed era una partita attesissima, ma era appunto già con gli spalti
completamente vuoti, però sugli spalti qualcuno c'era, e in particolare c'era la dirigenza dell'Inter e la dirigenza della Juventus, con Andrea Agnelli in particolare. E quindi Conte lamentò per tutta la partita, anche nei confronti del quarto uomo, segnalando al quarto uomo un comportamento aggressivo, insulti, parole forti che volavano dalle tribune nei suoi confronti, fino ad alzare il dito medio all'indirizzo della dirigenza della Juventus, probabilmente durante l'intervallo, anzi nell'uscita verso il tunnel degli spogliatoi all'intervallo. Un gesto immortalato dalle telecamere che dava la misura di un clima di forte tensione che si stava sviluppando ancor di più sulle tribune, sugli spalti, lì in alto, ecco, perché la dirigenza si pone in alto come qualcosa di importante, qualcosa di superiore, ma a volte gli atteggiamenti sono abbastanza bassi, come in questo caso, battibecchi tra Paratici e Oriali, Agnelli molto nervoso che a fine partita dice, e viene immortalato dalle telecamere con un labiale chiarissimo, all'indirizzo probabilmente, ma direi sicuramente, di Antonio Conte, posso dirlo? Sì, dai, lo dico. Ficcatelo nel culo, virgola, coglione. Questo è quello che disse, e lo ricordiamo bene, Andrea Agnelli all'indirizzo di Conte per rispondere a quel gesto dell'intervallo, e non è esattamente una cosa che possiamo accettare dal presidente della Juventus, dal capo dello stile Juve, del live ahead, del vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta, di una superiorità presupposta nei confronti di tanti avversari e anche nei confronti del rivale che era amico e che era parte integrante della Juventus, essendolo stato come calciatore e capitano ma poi come allenatore. Appunto, dobbiamo ritornare a quel 2014, quando Conte a un certo punto, con il ritiro già iniziato, disse io me ne vado. Non abbiamo mai saputo i reali motivi di quell'addio, ricordiamo soltanto che Conte fu messo davanti alla telecamera quasi come un ostaggio, con la faccia smunta, abbronzatissimo, forse ci furono anche degli errori di illuminazione, ma magari errori voluti, a spiegare che lasciava la Juve salutando i tifosi, ma quello che è realmente successo tra Antonio Conte e la dirigenza della Juve possiamo solo immaginarlo, ma non lo sappiamo con certezza. Da lì è cominciata un'altra storia, perché Conte è diventato nemico, ma nemico della Juventus? Sì, forse nemico anche di noi tifosi perché ci ha abbandonati, però io ricordo che quando Conte è andato poi a fare il CT dell'Italia lo abbiamo sostenuto tutti, juventini e non juventini, ma appunto anche noi, ed eravamo dalla sua parte perché evidentemente il fatto che ci avesse abbandonato non ci aveva poi ferito così tanto nell'orgoglio. Sì, per qualcuno è rimasto ed è quello che è fuggito, non è mai stato simpatico, però non era un rapporto così di odio, così di contrasto, fino a che Conte non ha scelto di andare sulla panchina dell'Inter. Lì ovviamente lì è maturato il tradimento, però anche gli juventini più feriti hanno mantenuto una certa lucidità nel dire: ah, se fosse tornato Conte invece di chiamare magari Sarri o di mettere magari Pirlo, ed infatti Conte lo scudetto è riuscito a vincerlo proprio ai danni di Pirlo, che era uno dei suoi giocatori fondamentali, principali nei suoi 3 anni alla Juventus. Proprio Pirlo, che dice di avere imparato da Conte, di aver ammirato Conte per diventare allenatore, traendone però forse per il momento troppo poco, lo stesso Pirlo che aveva battuto appunto Conte nella doppia semifinale con quel siparietto che si era sviluppato poi sugli spalti. E quindi la lucidità del tifoso offeso supera la lucidità, che è stata pochissima, pari quasi a zero, del presidente tifoso ancor più offeso. E questo è il discorso dove vi voglio portare. La Juventus ha in questo momento un presidente che fa delle scelte sulla base dei personalismi. E questo è oggettivo, perché se il presidente deve rappresentare l'immagine della Juventus e rivolge quegli insulti, quelle parolacce, quell'aggressione verbale pubblicamente ad un ex allenatore, ex giocatore, ex capitano, che in quello stadio ha pure la stella celebrativa, allora è un presidente che ha delle intemperanze, è un presidente che non è sereno, è un presidente che non può rappresentare veramente lo stile Juve, come dice di voler fare, e soprattutto è un presidente che può commettere degli errori non sulla base di valutazioni oggettive, che ci potrebbe tranquillamente stare, anche se
oltre un certo limite sarebbe anche una dimostrazione di incapacità, ma sulla base di valutazioni soggettive, sulla base di della frenesia del momento, dell'emozione del momento, sulla base anche della ripicca personale. Dobbiamo approfondire il discorso parlando di Alessandro Del Piero in un altro episodio di quello che successe nel 2011, tra 2011 e 2012. Vi ho anche già parlato del caso Marotta, per esempio, altra figura divisiva nella Juventus, che è andato pure lui, guarda caso, all'Inter a vincere lo scudetto con Antonio Conte. Adesso è rimasto Marotta a fare il suo ottimo lavoro all'Inter e gli va riconosciuto. Ma appunto, perché è andato via Marotta? Perché Marotta, abbiamo la sensazione che non tornerà mai alla Juve, mentre sono tornati praticamente tutti? Perché Conte non è tornato alla Juve nell'estate 2019? Perché si disse anche che Conte era vicinissimo a tornare, che si era proposto, che voleva tornare, che era stato preso in considerazione, ma è arrivato il no secco di Andrea Agnelli. Ecco, chissà cosa sarebbe successo nel 2019 se ci fosse stato ancora Sergio Marchionne, per richiamare l'argomento dell'episodio di ieri, a suggerire, ad accompagnare, ad avallare le decisioni del presidente della Juventus, o magari a portarlo su un'altra strada, evitando determinati errori. Magari non sarebbe prevalsa la motivazione personale di Agnelli, ma sarebbe prevalsa la visione oggettiva, magari anche fredda, di business, ma puntata verso l'efficacia. E qui dobbiamo parlare anche di Sarri, perché Sarri è stato presentato dalla Juventus come nuovo allenatore dopo un mese di vacanza nel senso di sede vacante, con Allegri che era stato esonerato il 17 maggio e Sarri appunto è stato annunciato il 16 giugno. Successivamente alla presentazione sul palco c'erano alla destra di Sarri Fabio Paratici, alla sinistra Claudio Albanese, responsabile comunicazione. Andrea Agnelli con Nedved erano seduti sì in prima fila, seduti comunque lì a guardare, ma non erano di fianco al nuovo allenatore. Una scelta dirompente, una scelta di discontinuità. Un allenatore non juventino, anzi anti-juventino sotto certi aspetti, un allenatore non gestore, non vincente, ma un allenatore di progetto, un allenatore filosofico, che era in netto contrasto con la filosofia della Juve fino a un mese prima. Viene scelto e il presidente non si assume neanche la responsabilità, facendo un gesto di coraggio, di sedersi di fianco al nuovo allenatore per abbinare la sua immagine a quella appunto della scelta del nuovo tecnico, quasi a volersene lavare le mani, quasi a volersene discostare fin dal giorno zero. Questa è la figura di Andrea Agnelli quando fa le scelte in prima persona da presidente, e questa soggettività e questi personalismi purtroppo indeboliscono la Juventus. Partiamo dal fatto che Maurizio Sarri non sarebbe mai stato allenatore della Juventus in condizioni normali, cioè senza che Andrea Agnelli in particolare e il management che lo ha accompagnato avessero deciso di operare questa scelta clamorosa. Era una scelta dirompente, di discontinuità rispetto al passato per tanti motivi. Da un allenatore amato tantissimo dalla tifoseria a un allenatore odiato tantissimo dalla stessa tifoseria, da un allenatore non giochista ma risultatista e aziendalista ad un allenatore non necessariamente anti-aziendalista, anzi poi si è dimostrato forse più aziendalista dello stesso Allegri sotto certi aspetti, ma sicuramente un allenatore giochista, anzi il bel giochista per eccellenza, stando all'opinione pubblica italiana e alla narrativa degli opinionisti e dei giornalisti. Una scelta davvero di netta rottura rispetto al passato, che era incomprensibile e lo è rimasta tuttora per i tifosi e non solo. Perché la Juventus decide ad un certo punto di affidarsi a Maurizio Sarri può essere spiegato solo ritornando a giugno 2019, al momento dell'annuncio, e poi a luglio con la presentazione e con le primissime partite, con i primissimi allenamenti. E cioè in quel momento in cui speravamo, pensavamo, immaginavamo ottimisticamente, ma anche seguendo un filo logico, che la Juve avesse deciso di dare vita ad un nuovo corso progettuale, contenutistico, chiamando un allenatore in grado di imprimere alla squadra un netto cambiamento identitario e un rafforzamento identitario dello stile di gioco.
al di là che poi quello stile di gioco piacesse o meno e portasse o meno a vittorie immediate. Il punto è che forse, si diceva, dopo 5 anni di Allegri e i 3 precedenti di Conte, la Juve si era resa conto di aver bisogno, in ambito europeo, per fare il salto di qualità, di un'identità di gioco più chiara e che fosse più in linea con il calcio europeo. In quest'ottica, chiamare Maurizio Sarri poteva essere addirittura una scelta di grande successo, ma qualora, solo qualora, fosse stato dato a Sarri il tempo e il modo di lavorare. Quello che è successo nei mesi successivi, scusate la ripetizione cacofonica, è storia ed è una storia molto significativa, come dicevo appunto. Perché già dalla presentazione di Maurizio Sarri capiamo tante cose. Da un lato Paratici, dall'altro Claudio Albanese, responsabile comunicazione, quindi un dirigente apicale in ambito sportivo, in ambito mercato. Sarri che di mercato non si è mai interessato, ma possiamo anche dire il dirigente che ha portato Sarri alla Juve, forse. Poi è venuto fuori che Paratici voleva qualcun altro e non Sarri, ma dall'altra parte il responsabile comunicazione, quasi come a dire adesso ti teniamo d'occhio. Tu, Sarri, che hai sempre sbagliato a livello comunicativo, hai spesso sbagliato con delle uscite fuori posto in precedenza, anche contro la Juventus quando eri da un'altra parte. E Agnelli dov'è? In tribuna, o meglio, seduto in platea davanti al banco dove c'è il nuovo allenatore. E Agnelli quindi non si prende la responsabilità della scelta, non si prende la scena, non si prende l'immagine. Perché questo? Perché Agnelli da presidente non vuole associare la sua immagine ad un nuovo allenatore che può rappresentare un grande nuovo corso della Juve, una scelta clamorosa, la scelta più difficile, più incomprensibile tutt'oggi, forse degli ultimi 30 anni per quanto riguarda gli allenatori, al di là delle scelte forse anche più incomprensibili sui giocatori. Perché Agnelli è presente alla conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri, sarà poi presente alla conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come allenatore dell'Under 23, che poi in una settimana diventa allenatore della prima squadra sostituendo proprio Sarri? Perché Agnelli sarà presente poi alla ripresentazione di Allegri come nuovo allenatore della Juventus l'anno successivo, cioè quest'anno, pochi mesi fa, e non era presente alla conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, che assumeva, ripeto, necessariamente contorni di una maggiore importanza. Ma già il fatto che Agnelli si sia successivamente presentato al fianco di Andrea Pirlo come nuovo allenatore dell'Under 23, quando in precedenza Zironelli era stato chiamato, che nessuno sapeva chi fosse, il primo allenatore dell'Under 23, e non era stato assolutamente presentato. Pecchia, stessa cosa, in concomitanza con Sarri, nessuna presentazione se non qualche foto sui social e una breve intervista. La stessa cosa anche per Zauli. Arriva Pirlo, allenatore dell'Under 23, Zauli che è stato promosso dall'Under 19 in realtà, quando è arrivato all'Under 23, arriva Pirlo e viene presentato solo perché Pirlo, o perché c'era dell'altro, e c'era infatti dell'altro. Allora questa gestione a livello di immagine, a livello comunicativo, nasconde, anzi svela tante cose che non sono esattamente dei pregi, non sono esattamente delle scelte condivisibili. E al di là della presentazione poi è come è stato messo nelle condizioni di lavorare Sarri, anzi come non è stato messo nelle condizioni di lavorare. Possiamo legittimamente pensarla come vogliamo, in maniera anche fortemente negativa nei confronti di Maurizio Sarri, di quello che è stato il suo percorso alla Juventus, ma non possiamo assolutamente negare il fatto che la Juventus non abbia accompagnato Maurizio Sarri nella sua avventura bianconera, in particolare consentendo che lo spogliatoio gli si mettesse contro, cose che poi abbiamo appreso. Sarri che non veniva ascoltato, che non veniva seguito dai giocatori negli allenamenti, con Sarri stesso che ha detto, da nuovo allenatore della Lazio, e voglio sottolineare la grande correttezza di Sarri, che non ha sputato nulla sulla Juve tranne raccontare la sua verità in maniera assolutamente equilibrata, ed è stato giustamente zitto un anno aspettando, anche perché era ancora pagato dalla Juve. Ha detto a un certo punto, a ottobre, ho riunito il mio staff e gli ho detto: o continuiamo per la nostra strada e ci cacciano in 15 giorni, oppure cerchiamo di vincere lo scudetto e ci cacciano lo stesso, però almeno andiamo avanti per il resto della stagione. Perché questo succede a ottobre? E perché un allenatore fortemente voluto, come disse
sia Sarri che lo stesso Paratici, proprio in quella conferenza stampa, non viene sostenuto, non viene accompagnato dalla dirigenza. Se c'è una rivolta dello spogliatoio, se c'è una contrarietà, se c'è un'avversione particolare di determinati elementi o anche dell'intera squadra nei confronti dell'allenatore, perché non si prendono provvedimenti? Perché non si caccia l'allenatore subito se non si vuole dare torto alla squadra? O perché non si interviene presso i giocatori, a partire dai senatori, da quelli che avevano ed hanno maggiore impatto sul resto del gruppo, perché si smetta di andare contro l'allenatore? Perché non si è fatto nulla? Perché era una situazione predeterminata? Si voleva arrivare proprio a quello scontro? Si voleva arrivare proprio a quella situazione? Chiamare Sarri alla Juventus era un gioco? Era un messaggio per qualcuno? Era un esperimento a distruggere? Quali rischi ha voluto correre, ha pensato di correre Agnelli chiamando Sarri? Voleva perdere lo scudetto? Poi l'ha vinto e l'ha cacciato lo stesso, vantandosi anche di avere vinto i 9 scudetti consecutivamente e per 10 anni almeno un trofeo all'anno. Questo quando poi Pirlo ha vinto la Supercoppa italiana, uscì un tweet di Agnelli in tal senso. E anche il comunicato di esonero di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione con Lione, esonero giusto, sbagliato, non entro adesso nel merito, è un comunicato offensivo nei confronti della figura di Maurizio Sarri. Se andate a rileggerlo, dice quasi ti abbiamo fatto vincere lo scudetto, ti abbiamo consentito di vincere lo scudetto, tu che sei partito dal nulla e hai fatto tutte le trafile, tutta la trafila dalle categorie inferiori, che forse a cui forse appartieni di più. Sembra quasi che la Juve abbia voluto dire questo: abbiamo fatto vincere lo scudetto ad un allenatore dilettante, adesso va a fare un'altra esperienza che non sei alla nostra altezza. Sembrano questi i toni. Poi Pirlo viene cacciato e lui la prende male, ma almeno il comunicato è di grande esaltazione per un grande, grandissimo ex giocatore, ma per un piccolo allenatore che viene messo nelle condizioni forse anche peggiori rispetto a quelle di Sarri, tenendo conto del calendario fitto con cui Pirlo ha dovuto confrontarsi, non potendo realmente lavorare. Ma se vogliamo, le condizioni in cui è stato messo Pirlo erano esogene rispetto alla situazione Juventus, quelle in cui è stato messo Sarri erano invece endogene, cioè era una situazione creata dall'interno. Il grande mistero di Sarri alla Juventus, di chi l'ha portato, di chi l'ha scelto e perché, con la figura di Agnelli dietro tutto ciò, che non ci rassicura affatto, dato che ci dà davvero l'impressione che sia stato un suo tiro mancino contro la Juventus stessa, contro la tifoseria, contro l'azienda, contro tutta la situazione, quasi a voler dimostrare qualcosa a qualcuno scherzando con il fuoco. E da questo punto di vista forse sarebbe stato il caso di non prendere mai Sarri, oppure di prenderlo ma di tenerlo e di dargli tempo, modo e spazio di sviluppare la sua progettualità. Chissà oggi cosa sarebbe la Juventus. E qui parliamo proprio della scelta di richiamare Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Vi ho già parlato infatti di come Agnelli ha gestito Sarri, di quanto Agnelli sia stato impulsivo nelle sue decisioni. Qui andiamo un po' più nello specifico di quanto sia stato impulsivo e poco lungimirante nel richiamare appunto Allegri ad allenare la Juventus. E soprattutto le modalità con cui è arrivata questa scelta, questa decisione direttamente da parte sua. Noi non sappiamo chiaramente nelle segrete stanze che cosa si agita, che cosa succede, che cosa si fa e quindi chi parla, chi dice cosa e chi effettivamente è responsabile delle decisioni. Parlo dell'allenatore, parlo dei giocatori, chi li ha comprati, chi ha fatto i contratti, però certe cose sono palesi, emergono, vengono fuori, sono appunto delle oggettività difficilmente contestabili, come per esempio il fatto che sia stato sicuramente Agnelli a richiamare Allegri. Lo capiamo proprio dalle modalità, dicevo, e cioè da una Juve che con Pirlo è andata allo sbando, perché mettere Pirlo, che non aveva mai allenato, ad allenare una squadra che doveva essere ricostruita l'anno prima e non era stata ricostruita, con la pandemia di mezzo, con un calendario fitto, denso di impegni, senza spazio per allenare, con un allenatore che appunto non aveva mai allenato ed un mercato ridotto al lumicino, fatto più che altro d'occasioni, è stata una scelta semplicemente ingiustificabile. È stata una scelta drammatica nella sua nel suo essere sbagliata e controproducente,
veramente terribile, potremmo definirla come scelta, quella di mettere Pirlo, e in quel contesto di una Juve allo sbando, in grossa difficoltà di risultati, senza continuità di risultati e in difficoltà anche a livello di prestazioni, Agnelli grande assente di tutta la stagione a differenza degli anni precedenti, perché nel frattempo doveva lasciar perdere la Juve e mettersi a lavorare per una Superlega che è stato un altro fallimento fin qui della Juventus a livello europeo e mondiale, non solo italiano. Lo stesso Agnelli andava a parlare con Allegri, richiamava Allegri a Pasqua con la Juve di Pirlo che doveva ancora non più lottare per lo scudetto ma lottare per il piazzamento in Champions, fondamentale per mandare avanti la baracca. E quindi invece di unità, coesione, sostegno ad un allenatore scelto proprio da quel presidente fa un tiro mancino a quell'allenatore, va ad incontrare a Pasqua, a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri, con un incontro che viene raccontato dai giornali, e chi l'ha fatto sapere? C'è stato qualche guardone? C'è stato qualcuno che è entrato in casa con loro, che era presente e si è messo a fare la spia? O è stata direttamente la presidenza della Juventus, la dirigenza della Juventus, chi era coinvolto in questa operazione a far sapere di aver incontrato Massimiliano Allegri? Perché lo voleva far sapere, perché voleva preannunciare che sarebbe tornato lui e voleva anche toccare con mano gli umori della piazza, voleva capire qual era la situazione della tifoseria per poi presentare questo grande colpo del ritorno di Allegri. Evidentemente la seconda opzione, non certo qualche intruso, ha fatto sapere che c'è stato quel meeting con il povero Pirlo, letteralmente povero Pirlo, che non sapeva cosa dire, non sapeva cosa fare quando gli è stato chiesto, e ha detto ho parlato con il presidente ed è stata semplicemente una serata tra amici, un incontro amicale. Anche io, se incontro Maldini, non è che sto andando al Milan, ma perché ci conosciamo. Povero Pirlo, che ci ha creduto anche, ha creduto alla versione del suo presidente traditore, perché poi lo ha tradito, ed è stato lo stesso Pirlo e la sua compagna ad ammetterlo, a dichiararlo, a farlo capire tramite social. Non solo ha creduto al suo presidente traditore, ma ha pensato davvero che fosse quella la versione dei fatti, e si è costruito nella sua mente una verità che gli sembrava credibile ma che gli sembrava piacevole, per non dover accettare un'idea inaccettabile per lui, perché non gli era stata mai presentata, perché appunto gli veniva detto il contrario, e cioè di essere già un allenatore esonerato, di essere già un allenatore cacciato. E poi a Massimiliano Allegri, che va a Sky Calcio Club, da Caressa, a parlare per la prima volta, a riprendere nuovamente la parola dopo 2 anni, e tutti a pensare: ecco, questo adesso torna ad allenare, chissà dove vuole andare. Però da quello che diceva, cose vecchie di 2, 3, 4, 5 anni, completamente discostate rispetto alla realtà del calcio, che nel frattempo era cambiato e stava andando avanti, la sensazione era che non potesse andare ad allenare nessuna squadra. Chi avrebbe mai potuto riprendere Allegri che parlava ancora come 5 anni prima? Che cosa avrebbe dovuto farci un presidente, una società come Massimiliano Allegri? Ed ecco infatti che l'unica squadra, l'unica società dove Allegri poteva andare ad allenare era la Juventus. Si dirà: no, ma lui ha rifiutato il Real Madrid. Possibile che abbia rifiutato il Real Madrid, non lo nego, anzi è stata una sua dichiarazione precisa, e ha detto che anche nel 2018 gli era arrivata un'offerta di Florentino Perez, ma parliamo sempre della stessa squadra, dello stesso presidente, ancora una volta sono rapporti personali. E poi Perez chi ha preso? Ancelotti, non certo un allenatore giovane, non certo un allenatore di calcio propositivo, non certo una novità, ma una vecchia conoscenza. E quindi ci può stare che Perez abbia cercato Allegri. Ma stiamo parlando di Perez, non stiamo parlando di una delle tante società anche più giovani, anche più arrembanti ed emergenti nel calcio europeo, che stanno facendo grande calcio e che stanno mettendo in difficoltà i Real Madrid, i Bayern Monaco, i Paris Saint Germain e naturalmente le Juventus, ma quello è diverso perché la Juve oggi si mette in difficoltà da sola. E quindi la modalità di scelta e di presentazione di Allegri, cacciato Pirlo, venendo meno agli accordi, perché l'obiettivo di Pirlo era probabilmente lo scudetto, ma l'obiettivo minimo era il quarto posto. E infatti Pirlo nelle sue ultime dichiarazioni lo fece capire. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo che mi era stato chiesto era quello. Poi ovviamente usciti agli ottavi di Champions, sì, quello può aver pesato, anche il modo in cui si è usciti, però c'è da dire che Pirlo ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Quindi ha vinto 2 trofei italiani. Sarri non ce l'aveva fatta, aveva vinto solo, tra virgolette, lo scudetto, uscendo comunque agli ottavi.
e a livello di costruzione della squadra eravamo più o meno lì. Quindi mi si dirà, ecco, ma è stato esonerato Sarri, perché non doveva essere esonerato Pirlo? Beh, in effetti ci poteva anche stare l'esonero di Pirlo, e io personalmente come tifoso l'ho anche chiesto. Il problema è che non erano quelli gli accordi con Pirlo. Pirlo doveva raggiungere il quarto posto, l'ha fatto ed è stato cacciato. Sarri doveva vincere lo scudetto, lo ha fatto ed è stato cacciato, perché doveva essere ripresentato Allegri con quell'hashtag Allegri in per sbeffeggiare noi tifosi, i tifosi che nel 2019 avevano scritto in massa Allegri out, perché non lo volevano più. Il presidente si presenta lui con questa mossa presidenziale a dire: no, adesso Allegri ve lo riprendete, perché lo riporto io. Gli faccio un quadriennale che non era stato offerto a Sarri, biennale con opzione, né a Pirlo, biennale, con gli stessi 7 milioni che non aveva preso Sarri, che non aveva assolutamente preso Pirlo, perché si diceva che non c'erano soldi, e quindi perciò era stato scelto Pirlo, perché bisognava prendere un allenatore economico, di un progetto economico. Gli stessi soldi che prendeva Allegri quando è stato esonerato, con 2 anni nel mezzo in cui non ha allenato nulla e nessuno, e per sua stessa ammissione ha guardato anche pochissime partite. Questa è la scelta fatta da Agnelli, con queste modalità, per amicizia, per rapporto personale. Come si fa allora a pensare che Allegri stia lavorando al massimo delle sue possibilità con la paura di essere cacciato? Non può avere nessuna paura di essere cacciato, e quindi non ha neanche tutti gli stimoli del mondo per lavorare al meglio. E questo è un presidente che ha detto tante volte di non amare gli yes men, e figuriamoci se invece li avesse amati. Questa è la situazione. La chiamata, il ritorno di Massimiliano Allegri a queste sfumature, queste caratteristiche, queste condizioni, e le condizioni in cui versa la Juventus sono ancora più palesi sotto gli occhi di tutti, e non sono esattamente delle condizioni felici, non sono esattamente delle condizioni allegre. Grazie per la vostra attenzione, fatemi sapere quale parte vi è interessata di più, quale parte vi è piaciuta di più. Intanto grazie per tutta l'attenzione se siete arrivati fino a questo punto, e nei commenti naturalmente ditemi come la pensate. Grazie per il vostro riscontro importante al primo episodio di questo podcast in video, quindi di questo speciale Leoni per Agnelli su questo canale. Seguiranno altre parti su altri argomenti, quindi in descrizione trovate il link alla playlist completa. Iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi appuntamenti, i prossimi contenuti. Mettete like intanto a questo se vi è piaciuto, e per ulteriori vantaggi, tra cui conoscere in anteprima l'uscita dei miei nuovi video, quindi argomenti e orari, abbonatevi anche solo a 99 centesimi al mese. Avrete anche i commenti in evidenza sotto i miei video e nelle chat live, l'accesso esclusivo alla chat delle mie live post partita, l'accesso esclusivo alle chat riservate sul mio server Discord, e appunto tanti altri vantaggi. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!